Buongiorno, buon giovedì 20 di luglio, le 10 e 3 minuti, questo è Vera Mattina, come avete potuto sentire dalla sigla. Ovviamente siamo un po' in versione estiva anche noi e porto anche i saluti da parte di chi è in redazione quest'oggi, ovvero Elicia e Nicolò. Detto questo, anche quest'oggi ad aprire la nostra puntata c'è Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara, il che significa, ma ormai lo avete imparato, che insieme a me in diretta c'è anche Maria dell'Angolo della Natura. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Sara, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ormai ti dico, sta diventando una piacevole routine quella, grazie, del mercoledì e del giovedì mille. Mattina, un mesetto che siamo in coppia io e te, e tutti i giorni nei quali ti vedo, il momento in cui ti chiedo di cosa parliamo oggi è davvero un momento che mi godo, perché poi tutti i giorni effettivamente c'è qualcosa di interessante. Detto questo, diamo subito agli ascoltatori e alle ascoltatrici le coordinate per mettersi in contatto con noi se volessero, certo, dirci la loro opinione, la loro esperienza, ovvero telefonando allo, mi raccomando, carta e penna, segnatevelo, 030 35 81 304. L'angolo della natura, ricordiamolo magari a chi fosse un neofita della, certo, della puntata, Maria, che cos'è l'angolo, certo, della natura? Allora, l'angolo della natura, abbiamo chiamato così questo nostro negozio, io preferisco chiamarlo un salottino, dove si può venire a parlare con noi, tramite anche delle consulenze gratuite di benessere, come noi faremo da supporto nel vostro cammino verso il benessere di corpo e di mente, attraverso chiaramente l'ascolto, quindi delle consulenze. Questo vale per tutti, nuovi, vecchi, insomma chi ha voglia di venire lo può fare assolutamente, e in più la ricerca dei prodotti migliori, di come sono fatti, che ingredienti hanno, da dove provengono le materie prime, cioè tutta una ricerca molto molto approfondita su ognuno dei nostri prodotti per cercare di offrire il miglior prodotto, il prodotto più completo possibile al minor prezzo possibile, perché c'è anche questo da dire. È un insieme anche di trattamenti, di riflessologia plantare, di digitopressione, trattamenti per i dolori, mal di schiena, mal di collo, articolazioni, soprattutto ne faccio parecchi per l'ansia, per il nervosismo, per gli attacchi di panico, per il tratto gastrointestinale, cioè davvero possono essere un ottimo aiuto, un ottimo alleato per la vostra salute. Come potete capire, stiamo creando un vero centro, un centro di benessere, inteso però proprio rivolto verso la nostra salute, il nostro benessere. Insomma. Non solo il corpo, ma anche la mente, come sottolinei sempre. Soprattutto, sì, perché non si può vedere, io ho il mal di spalla e guardare solo la spalla, questo è irreale, questo non è fattibile. Perché? C'è tutto un perché, visto che noi si ritiene che il corpo sia una macchina straordinariamente bella, e allora ci dà dei segnali, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Allora, l'angolo della natura, ve lo dico io perché ormai sono diventata una discepola da prima linea, lo trovate in via della Volta 30/C a Brescia, cioè di fronte al parcheggio della fermata Volta della metropolitana, sì, quindi diciamo tra l'Esselunga della Volta e l'inizio di via Cremona, insomma, sì, e la zona è quella lì, non potete sbagliarvi perché ci sono meravigliosi fiori fuori, sì, dal nostro salottino, e vi ricordo anche il servizio di consegna a domicilio in Brescia e provincia, ma in realtà anche in tutta Italia con i pacchi postali. Esatto, esatto. Però il numero, sì, non l'ho ancora imparato. Allora, il numero è lo 030 231 15 28. Lo 030 231 15 28. Adesso, sì, vedrai che me lo imprimo in mente, così alla fine ho tutte le carte davanti anch'io per essere un'ottima promotrice dell'angolo della natura, che vi, esatto, ricordo è anche su Facebook, sì, digitando angolo della natura trattino attività, o sul sito internet angolodellanatura.tv. Esatto. Abbiamo dato tutte le coordinate, mi pare. Sì. Ok. Esatto. Ieri abbiamo parlato del cervello, se qualcuno si fosse perso la puntata, io ricordo che sulla pagina Facebook della radio, sul sito, quindi digitate Radio Vera, scorrendo, andando a ieri, c'è appunto il podcast che potete riascoltare, oppure sul nostro canale YouTube c'è anche proprio il video, così vedete Maria come, oddio, si concentra quando ci spiega le tematiche di cui parliamo. Oggi so che però c'è qualcosa su cui potrei essere ben preparata. Allora, sì, oggi parliamo di come rimanere giovani. Noi ieri abbiamo parlato del cervello, invece oggi più in generale vedremo su cosa portare la nostra attenzione per rimanere belli e sani. Questo è un po', okay, l'argomento. Mi sembra un'ottima giovane premessa, quindi le orecchie mi raccomando belle spalancate. Esatto, ecco, le raccomandazioni andrebbero seguite tutte,
perché lo ribadisco, tanti mi dicono sì, ne faccio già 3 su 10 e allora sono a posto. Chiaramente andrebbero seguite tutte, quei famosi minuti da dedicare alla nostra salute sono da dedicare tutti i giorni. Anche perché se poi, facciamo un esempio semplice, fai un sacco di sport, tanta attività fisica, quindi comunque movimento ne fai, certo. Però poi ti schiaffi un pacchetto intero di briochine confezionate, insomma un punto l'hai fatto bene, però un altro importante l'hai fatto molto male. Quindi... esatto, esattamente. Allora, il primo infatti è proprio passeggiare. Uso questo termine perché quando dico fare sport o fare movimento a tanti un po' spaventa la cosa, perché tanti amano fare sport e tanti altri assolutamente no. Ma quando vedo che parlo di una passeggiata, allora già viene presa in modo un po' diverso. Vuoi col caldo che insomma esci la sera un po' volentieri, no? Diciamo adesso che viene anche buio tardissimo, quindi si può fare volentieri. Insomma, il termine passeggiata spaventa un pochino di meno. E si parla di farlo chiaramente tutti i giorni, con costanza, ma di farlo sempre per noi. Perché poi bastano proprio pochissime volte di uscire a fare queste camminate e poi sarete voi a non smettere, perché vedete i risultati, le risposte si vedono dopo pochissimo tempo, soprattutto sul tratto digestivo. Parlavamo ieri insomma di questa attività seguita dal cervello, chiaramente facendo movimento anche il cervello ha degli stimoli differenti, degli stimoli di benessere senza dubbio molto molto positivi. E poi a livello mentale, una passeggiata dopo magari tanti mesi che sei chiuso in ufficio piuttosto che nel tuo posto di lavoro, qualunque esso sia, esatto. E ti ritrovi a vedere una coccinella sul filo d'erba piuttosto che un uccellino, che sono cose talmente naturali, semplici, banali, però sono magari tanti mesi che non fai una passeggiata, che non metti il naso fuori e che ti sei perso riscopri tutte queste meraviglie. Sì, se sì, sì, è proprio così. Poi libera la mente, ricordiamoci, tutto ciò che è fisico libera la mente. E la mente non fa altro che ringraziarci, perché quindi tutti i lavori, diciamo, fisici, ma anche una semplice passeggiata, e ne parlavo anche ieri in TV, di avere degli hobby, no? Di stimolare il nostro cervello, e la pittura, la scultura, cioè tutti i lavori dove devi metterci insomma del tuo, aiutano tantissimo. E in più appunto tengono la mente sgombra, che insomma se riusciamo almeno una mezz'oretta, un'oretta al giorno a tenerla sgombra, davvero già stiamo facendo un regalo enorme. Ecco, ti chiedo, a proposito di hobby e di attività che ci tengono la mente impegnata, possiamo annoverare anche la lettura, benché non sia un'attività fisica? Allora sì, sicuramente la lettura va ad arricchire tantissimo nel profondo comunque, quindi con le emozioni ha molto molto a che vedere. Ogni libro è un'emozione straordinaria, in un senso o nell'altro a seconda del libro, ma va a arricchire l'anima, quindi è un arricchimento assolutamente. E comunque trovo che ti tenga la mente impegnata, perché sei completamente nel tunnel di quella storia. Esatto, sgombra da tutto ciò che può essere vari logori, insomma, che portiamo avanti da tempo, e tenerla impegnata in un qualcosa invece di piacevole. Ecco, non è da considerarsi ovviamente attività fisica, certo. Ma è da considerarsi uno tra gli hobby che maggiormente ci va a arricchire interiormente. Ho fatto un attimo una digressione, stavamo parlando di passeggiata, però quindi quella sicuramente è la prima cosa da fare per mantenerci giovani. La prima, sì, perché vedo tante persone, mi dà le pastiglie, sì, chiaro, io sono lì per vendere le pastiglie, ma come ben sapete non è solo questo il nostro ruolo, sono anche ben altri, e quindi io dico sempre prima alimentazione, attività fisica, e poi si inizia magari a prendere pastiglie, ad esempio per il colesterolo, per modo di dire, però in tanti casi e ce la si può fare anche senza integrare alcuna pastiglia. Quindi primo, movimento, può essere la camminata. Io ho preso questa perché va a lavorare un po' su tantissimi aspetti, sul sistema linfatico, riattiva la pompa attraverso la pianta del piede, quindi sia della circolazione sia del sistema linfatico, e quindi diventa molto molto interessante come cosa. Quindi primo, andiamo a fare la nostra passeggiata tutte le sere, se riusciamo, chi è libero al mattino la farà al mattino, chi riesce dopo cena è un grande, perché davvero è il massimo che uno possa fare, davvero. E secondo è dormire le ore necessarie. In tantissime occasioni dico partiamo da qui, partiamo col dormire le ore giuste, qui dicono 7 ore. E dipende anche lì dalla persona, per tanti dipende anche il come le dormi, più che 6, 7 piuttosto che 5 o 8, il come riusciamo a dormire. Se sono profonde, con tantissimi con 5 ore sono a posto, altri ce ne vogliono 7, però la media di 7 ore è una buonissima media di ore per dormire, e soprattutto dormire bene, cioè che sia un sonno ristoratore. Noi abbiamo
e tantissime alleate che ci possono aiutare, tantissimi prodotti naturali che possono aiutarci ad avere un sonno che davvero ci fa riposare per bene, vanno a migliorare non solo la qualità del sonno ma anche dei sogni, che è molto importante perché in tanti casi ci si sveglia spaventati, si sveglia terrorizzati a volte proprio per i sogni che tendiamo a fare. E anche lì sarebbe un altro bel discorso, perché insomma anche i sogni è il nostro inconscio, quindi siamo noi, ed è anche lì un'altra parte bellissima che spesso è inascoltata. Riusciamo a entrare un attimo di più nei dettagli di che cosa può essere il nostro alleato per un buon sonno? Certo, allora noi di solito, uno dei tanti, noi abbiamo il Fitorelax. Il Fitorelax è un mix di goccine con delle piante completamente naturali al suo interno, e abbiamo pensato di unirle, di unire dell'escolzia, di unire della valeriana, della passiflora, del biancospino, e tutte insieme nelle giuste quantità ovviamente, ma che ognuna davvero fa il suo, nel senso che una pianta serve per la qualità del sonno, l'altra per i sogni, l'altra per chi tende ad addormentarsi subito e poi svegliarsi dopo magari 2 o 3 ore a far fatica a riprendere sonno, piuttosto che le scolze che va a agire su tutte le tensioni muscolari dovute a stress o ansia. Cioè capisci che con tutte queste piante una persona riesce davvero a riposarsi bene, quindi avere un sonno tranquillo e un risveglio, questo è molto importante, senza avere la testa pesante o essere intontito o comunque assonnato. Sai, a volte si fa fatica quando si prendono altre cose poi a essere belli svegli al mattino, e quindi questo diciamo che è uno dei prodotti che consiglierei, se è per dormire assolutamente sì. Ma la tisana al finocchio, Maria, dove la mettiamo? Allora, io sento tutti che bevono tisana al finocchio per andare a dormire. Allora, no, il finocchio diciamo che ha delle proprietà sgonfianti, quindi serve per quando uno ha l'aria, no? Quindi questa è la proprietà del finocchio. Spesso si prende prima di andare a letto perché è per il tratto digestivo. Okay. Quindi uno diciamo che va a letto sgonfio, diciamo così, ecco. Però non va a incidere sulla nostra qualità del sonno il finocchio. C'è okay. Molto altro, c'è molto meglio. Poi è vero che il finocchio viene inserito spesso, ma perché uno la prende dopo cena e quindi va anche a digerire un po' meglio, capito? A non far permanere troppo il cibo, a non gonfiare una la pancia. Una serata più leggera prima di andare a dormire. Ecco, esatto. Quindi sì, non è sbagliato assolutamente inserirlo in qualcosa di rilassante. Da solo, no, aggiungerei dell'altro, sinceramente. Sì, anche molto buono. Il prodotto che mi hai detto, insomma, il Fitorelax, mi sembra che, da come ce l'hai descritto, abbia tutte le carte in regola per essere un ottimo alleato per il nostro... Sì, assolutamente. Poi ne abbiamo tanti altri, che va a girare sull'umore, che insomma, si può anche completare, perché noi poi andiamo sempre a chiedere perché uno non dorme, come mai, ci possono essere 30.000 motivi, perché è un dolore fisico, perché è un pensiero, perché può essere sbagliato anche il materasso tante volte, a volte per dire il cuscino, e anche una cliente ha fatto girare tutti i cuscini del mondo e poi le è andato bene uno da 5 euro per modo di dire. Quindi andate sempre nei posti dove si possono provare, perché in tanti casi è proprio quello, e con poco si può, quindi ecco, andare sempre prima alla causa. Comunque questo è il prodotto, diciamo, per dormire, per riuscire ad avere un sonno regolare. Mi permetto di aggiungere, vorrei sapere se sei d'accordo con me, di non utilizzare gli strumenti digitali nell'ora prima di andare a dormire. Sì, allora, soprattutto non usarli mai, se possibile, nella camera da letto. Quindi il fatto di poter dividere, se uno ha le possibilità, di mettere il computer, i telefonini in una stanza, e la camera da letto utilizzarla solo per dormire, perché in tanti casi si ha la scrivania con il computer e in parte il letto, e tutta notte noi le prendiamo le radiazioni anche se il computer non è acceso. Quindi ecco, quindi proprio mantenerli fuori dalla camera da letto sempre, se è possibile tenerli in salotto, già averne il meno possibile, che comunque sono dannosissimi, anche se noi non vediamo proprio con gli occhi le loro manifestazioni, fanno dei danni enormi al nostro organismo nel tempo, chiaramente. E quindi laddove è possibile non mantenerli proprio, ecco, dove quindi si dorme. Punto primo, passeggiata, comunque movimento, sì. Punto secondo, una buona dormita. Esatto. Il terzo punto è non pretendere troppo da te stesso. Allora, questo non vuol dire, perché tanti l'hanno interpretato, vabbè, allora non devo più avere sogni, non ho più obiettivi, va tutto bene quello che faccio. Assolutamente no. Però in tanti casi, quando manca di equilibrio, allora continuiamo a pretendere di più, e questo vuol dire vivere insoddisfatti. Sempre dare il massimo, e questo insomma nella vita, sempre dare il meglio, tutto quello che possiamo fare nei confronti del lavoro, nella famiglia, col nostro partner, quindi dare il massimo,
e quello poi che ne esce, insomma, senza dare un giudizio. Di dire io più di così non potevo fare, cioè ho dato tutto quello che potevo, e quindi non giudicare poi il risultato nel dire ah però potevo fare di più, ah però, cioè se hai fatto il massimo sicuro non potevo uscire di meglio. Ecco, di quello peggio. Sottolineavi ovviamente è di non prendetela come scusa per in realtà non dare il massimo di quello che potete dare. Esatto, anche perché poi rischi di non di perdere anche un po' il piacere della vita. Io mi impegno oggi, perché mi è sempre detto parliamo di oggi, mi impegno, do il massimo a venire in trasmissione, andare in televisione, a fare i trattamenti eccetera, e dopo quello che ne esce sarà il frutto del mio impegno. E quando diamo il massimo è difficile che venga fuori qualcosa di poco soddisfacente, insomma, questo è il massimo, cioè, nel più delle volte. E se noi continuiamo a dire però, ma Dio, poteva andare meglio, però, questo lo facciamo su tante cose, però se oggi c'era il sole era meglio che nuvolo, però insomma è andata così, però dai, si poteva fare anche meglio. E spesso questo errore viene fatto con i piccolini, lo sento tante volte, sì però hai fatto solo il tuo dovere, quando uno prende un bel voto, oppure che ne so, hai preso 10, sì, bene, insomma niente di eclatante. Gratificare quando è il caso di farlo anche. Esattamente, gratificare quando è il caso di farlo, e non dico sempre, perché se uno chiaramente non si sta impegnando, no, ma quando la persona dà al massimo, dare la giusta gratificazione. Questo assolutamente aiuta tantissimo, anche soprattutto per i più piccoli, a creare un'autostima buona. Oppure quando non fanno qualcosa che non va bene, limitato a quello. Cioè non tu sei sciocco, un disastro, diciamo, brava, o tu sei un disastro, sono parole che spesso escono anche involontariamente. Io capisco che il ruolo del genitore penso che sia il più difficile in assoluto, però in questo momento, cioè in questo momento non ti sei comportato bene, in questo momento mi hai mancato di rispetto, non sei rispettoso, è molto diverso, perché il bambino poi memorizza, immagazzina il papà e la mamma. Perché ritengono che io sia una persona irrispettosa. Bravissima. Allora per questo non mi vogliono bene. Cioè è tutto un discorso che poi loro fanno dentro di loro. Quando fanno una cosa che non va bene, è giusto riprendere, perché le regole sono la prima a dire che ci vogliono, però contestualizzate. Brava, esatto. Spieghiamogli bene che in quel momento, come se prendono un brutto voto, in questo momento potevi magari, insomma, no, e non hai fatto bene, però e altre volte si può fare, capito? Senti Maria, in merito a questo terzo punto, ovvero quello del non chiedere troppo, non chiedere eccessivamente, possiamo estenderlo anche alle richieste che facciamo al nostro corpo? Nel senso, sai, magari ci sono dei periodi davvero molto stressanti, penso al lavoro, e sì, anche il nostro corpo finisce per risentirne, perché salti il pranzo, salti anche la cena, dormi poco, perché... Hai tante il ritmo emozioni negative, sì. Trovi che anche questo possa rientrare nel punto 3? Sì, noi pensiamo che senza prendercene cura lui vada avanti uguale a prima, e poi magari ci troviamo esattamente, come dici tu, per vari motivi, ad avere un corpo logorato. Oh, come mai tutto in un colpo? Però per i 3, 4, 10 mesi prima non ce ne siamo occupati minimamente, ce ne siamo fregati l'alimentazione, il movimento... se ne frega, continuiamo a giudicarci, c'è questo giudizio sia su noi che sugli altri che davvero pesa, che davvero ci fa star male, perché la nostra mente memorizza. Se io continuo a dire sono un incapace, il corpo è incapace alla fine del finito, ci crede, perché è così. Intanto che passiamo al punto 4, io ricordo il numero per telefonare in diretta, che è lo 030 35 81 304. Perché insomma l'argomento mi sembra che sia decisamente adatto al confronto anche con voi che ci state ascoltando. Esatto, perché io ho anche tantissime ragazze che magari dicono oddio sono triste, ho preso 7. Al di là che io facevo un party con un voto del genere, avrei già organizzato un... comunque questo è una cosa a parte. Però ecco, vedi, uno non è mai contento. Se hai tutti 10 e un 9, ah, c'è sempre quella cosa di non essere soddisfatti. Questo vuol dire un po' perdersi gli anni più belli, più ma anche perché poi con tutti i 10 e un 9 come fai a goderteli i 10 che ti arrivano? Ti ricordi più quando ti arriva quella volta, appunto, organizzi, brava, un party. Brava, esatto, esattamente. Quindi ecco, non pretendiamo troppo, però diamo sempre il massimo. Ecco, questo, come dicevi giustamente tu, non deve essere una scusa per dire ah non pretendo troppo, allora fo niente. Ecco, no, non è questo. Benissimo, quindi terzo punto, non pretendiamo troppo, ma nello stesso tempo diamo il massimo. Questo sempre. Ah,
questa poi io vivo in eterno, non essere sempre serio. Infatti lo dicevi tu prima di iniziare la trasmissione, hai preso in pieno la cosa, non essere sempre serio. Ci sono persone che è vero che di carattere nascono secondo me un po' tristi, cioè ci nascono, perché insomma sono così poi tutta la vita. Infatti una bellissima poesia dice: c'è per chi la vita è una straordinaria avventura e chi la vive con profonda tristezza, no? Quindi insomma dipende un po' come la vedi, per tanti il mondo è un disastro, per tanti insomma ci vive come un'avventura. Niente, quindi non rimanere spesso o sempre insomma serio. Una bella risata ogni tanto aiuta gli ormoni del piacere, questa famosa serotonina che deve essere svegliata da una bella risata qua e là. Insomma, deve essere proprio un obiettivo, anche chi invece spesso è malinconico, chi si lamenta, chi è serio, al di là che farà ammalare anche chi gli sta intorno, perché queste persone davvero fanno ammalare anche chi gli sta intorno, e buttarci una bella risata, insomma, che questo è il quarto punto, io ecco, metterei per primo. Vorrei anche aggiungere, ma sempre Maria se sei d'accordo con me, mi piacerebbe saperlo, che... E il ridere un pochino di più una volta ogni tanto durante la giornata non deve essere preso però da chi ti sta di fronte come un segno di leggerezza in senso negativo, un po' di leggerezza in senso positivo. Bravissima. Perché se prendiamo tutto troppo sul serio o parliamo sempre solo di catastrofe, esatto, non ne andiamo più fuori. Quindi un pochino di leggerezza in senso buono nella nostra giornata non significa che siamo delle persone superficiali. Bravissima, madonna mia, mi ha superato questa allieva. No, questo è esatto, perché spesso le persone che sorridono vengono ritenute persone superficiali e questo è un grossissimo errore. È un conto saper prendere la vita con leggerezza, è un conto essere superficiali, quindi uno se ne frega, parole povere, ecco, è molto diverso. Quindi non pensate che una persona che sorride sempre, che dietro sia tutto rose e fiori, ci sta offrendo un'opportunità, perché regalare un sorriso vuol dire all'altro dare una straordinaria opportunità di provarci anche lui. A me in tante occasioni succede di vedere una persona triste, bisogna di dargli un sorriso, magicamente anche lei poi te lo ricambia. Quindi sono persone che continuano a fare doni senza ricevere un euro in cambio. E poi avere a fianco qualcuno che ti fa ridere. Mamma mia. Guarda, adesso possiamo dirlo perché tanto non è che facciamo chissà che pubblicità. Stavamo parlando nel fuori onda io e Maria della puntata di ieri sera, sì, di Pintus all'Arena. Mamma. Io sono morta dal ridere quando lui ha cominciato a prendere in giro la compagna, che lui descrive simpaticamente come una pazza, perché fa certe cose in casa per cui lo fanno molto divertire e sorridere. E appunto riflettevo su questa cosa di come sia importante che sia la compagna piuttosto che il fratello o la mamma, avere a fianco qualcuno che ti fa ridere è un regalo davvero. Sono dei doni secondo me queste persone qua, che non sono tantissime ma ci sono, e davvero ti fanno un regalo giorno dopo giorno, e ci migliorano la vita di una quantità incredibile, non si può descrivere, ecco, un regalo bellissimo. Quindi questo era il punto 4, però per me Maria è il punto 1 assolutamente. No, una vita senza ironia e autoironia, ricordiamoci bene anche questo, perché tanti sono bravi a prendere in giro, non è questo il saper ridere anche di se stessi, si dice allora ridi tutta la vita, no? Anche di un errore che abbiamo fatto. Ciao, quello poi io vado avanti per scrivere un libro di tutte le cose che facciamo in giro, vabbè. Comunque, quarto punto, non siamo sempre seri, insomma, lanciamoci un po' nella risata. Varia spesso il tuo menù e mangia colorato. Questo è il titolo del quinto punto. Variare spesso, sì, sono la prima a sostenere l'equilibrio. Dicevo ieri, le diete troppo rigide non le condivido, perché per l'organismo è troppo, secondo me è una cosa troppo forte. Sempre un giusto equilibrio e il colorato. Colorato, attenzione, non confondiamolo con coloranti. Colorato inteso che soprattutto la verdura e la frutta hanno dei colori magnifici regalati dalla natura e ogni colore ha un perché, perché la natura fa solo cose chiaramente meravigliose e quindi ha un perché. Il fatto che l'albicocca porti l'arancione piuttosto che la melanzana al viola, eccetera. Anche io ho pensato alla melanzana, abbiamo voglia di melanzane oggi. Che non è il frigo. Allora, hanno un perché, hanno delle proprietà diversissime, ma non serve saperle tutte a memoria. Magari sappiamo che, come dicevo, il rosso è un ottimo antiossidante, l'arancio fa bene per la pelle, vedete che infatti insomma ce ne sono tanti, il viola per la circolazione, il verde che depura, però insomma così a grandi linee non serve entrare nello specifico. Perché? Perché se noi guardiamo quello che cresce nel nostro territorio, attenzione, nel nostro territorio in una determinata stagione,
senza l'aggiunta di cose che li fanno crescere per forza, quello è quello che ci serve in quel momento. Quello che dalla terra cresce in quel momento vuol dire che ci serve proprio in quel momento, quindi è inutile andare a mangiare cose che crescono, no, con cose chimiche o forzate, perché non ci servono. Mangiare il broccolo andrà bene quando la natura ce lo dà, perché ci sarà bisogno di ripulire il nostro organismo, perché magari sotto le feste, così è facile anche buffarsi di più. Comunque nel periodo invernale si prediligono cibi un pochino più grassi, un pochino più elaborati, mentre in estate, insomma, di solito uno preferisce cibi un po' più freschi, un po' più veloci, eccetera. Anguria, melone, e cetrioli sarebbero quelli, esatto, esattamente. E quindi ecco, sempre variare, magari i peperoni, magari li metto di tutti e tre i colori, per modo di dire, piuttosto che avere sempre tre o quattro tipi di verdure diverse tra di loro come colore. Ma ti faccio una domanda che immagino che sia io che gli ascoltatori ci facciamo ogni volta che ti sentiamo parlare di alimentazione, Maria. Sì. Ma tu, quando vai a fare la spesa, guardi la frutta, la verdura, i prodotti e nella tua testa ti elenchi le proprietà che hanno? Cioè, nel senso, le metti insieme in questo modo oppure no? Perché ti giuro, io me lo sono chiesto. Ma allora, guarda, sì, beh, le proprietà, vabbè, quando lo vedo mi viene un po' in automatico, no? Prendo deformazione professionale. Legge, allora so, collego il rosso, vabbè, sono degli ottimi antiossidanti, non è che tutte le volte che vado a fare la spesa mi ripeto tutte le lezioni di alimentazione. Però sicuramente se ho bisogno di drenare un po', sì, vado a cercare quello che mi serve di più. Sì, cerco di seguirla, ecco. E a volte prendo perché mi piace il sapore, ecco, non è che sempre sto lì, per carità, anche a seconda di quello che devo cucinare, dei piatti che uno ha voglia di fare, però sì. Ero curiosa di sapere come si svolgesse la tua spesa. Non ripeto la lezione tutte le volte, no, giuro che di no. Quindi, quinto, come sempre, molto importante anche l'alimentazione, come la affrontiamo, e per rimanere giovani anche in questo caso l'alimentazione ha un ruolo principe. Sì, sempre l'alimentazione c'è. Attenzione alle misure, chiaramente soprattutto del giro vita, quindi un bel metro, farlo arrivare intorno all'ombelico, si prende senza rubare centimetri e vedere. Respirate mentre lo fate, insomma. Esatto, non trattenete il respiro e vediamo un po' cosa ne esce. Poi ne abbiamo anche una tabella chiaramente in negozio, poi come sapete a me seguire solo le tabelle non piace, devo avere un colloquio, vedere la persona, esatto, l'età, se ha dei problematiche, tutta un'altra serie di cose, non è abbastanza questo, però penso che sia anche abbastanza evidente quando una persona, insomma, ha bisogno di perdere peso e chi no. Ma l'importante, al di là del centimetro, è come uno si sente, perché anche nel mio caso io tante volte dico devo perdere un chilo e tutti chiaramente si mettono a ridere, no? Ma dipende noi come ci sentiamo, cioè ci sentiamo bene. E poi sono dell'idea che è meglio perdere quando hai un chilo di più che non quando sono 20, perché poi è molto molto più difficile. Io vedo Maria che tu mi stai guardando con grande attenzione, non so se mi stai mandando un messaggio subliminale. No, però hai ragione. No, cioè, penso ai miei da perdere, giuro. No, però effettivamente, magari, vabbè, nel mio caso effettivamente qualcosa da perdere, cioè non nascondiamolo assolutamente, però mi rendo conto che non sto bene. E quindi è questa la ragione per la quale mi sono resa conto che, a parte, vabbè, magari lo specchio non sono proprio... Anch'io non mi vedo allo specchio benissimo. Charlize Theron, però voglio dire, mi rendo conto che non sto bene. E questo appunto mi fa capire che mi guardo, è il caso di fare qualcosa. Sharon Stone non sono, vabbè, però lì non arriviamo a quei livelli. Però fatto sta, ecco, per dire che anche se tutti mi dicono, per un chilo o due, io non mi sento bene. E quindi per me già essere riuscita a forza di insalate, di verdura, eccetera, a perdere sette togliere etti, la pasta, no, quella che hai tolta tua pranzo. Tutti pranzi, sì, ecco. Sì, però io nel studiare devi anche cambiare, perché sennò vuol dire solo parlare e basta. E allora la colazione era un po' diversa, adesso invece è fatta da frutta e tisana, insomma, ecco. Però insomma devo dire che i risultati ci sono e come. Però ecco, ritornando, non è tanto un chilo, 10 chili in più o in meno, ma dobbiamo sentirci bene. Con non il nostro vederci corpo. Bene, sentirci bene. Ma perché esatto. Sai, poi magari c'è anche il rischio contrario, esatto. Cioè che venga interpretato come un già peso 40 kg, però vorrei pesarne 38 perché non mi vedo come vorrei allo specchio. No. Devi sentirti come bene. Esatto, e lasciar perdere il giudizio degli altri. Questo è importantissimo, gli altri dovrebbero stare in silenzio, prima cosa. Però ecco, cerchiamo davvero, anche se è difficile, di non farci prendere, perché uno ti può dire, ma Dio, non hai bisogno, no? E allora uno prende un chilo, due, tre, oppure il contrario. Quando uno sta facendo la dieta, non trattassiamolo. Quanto pesi, quanto hai perso, stai facendo la dieta, cosa mangi, quanto mangi, perché perde un po' la voglia, capito? Ecco, questo è un po' il... Vabbè, comunque, qua siamo arrivati al discorso
chili in più, che dopo sarebbe un altro discorso lunghissimo che magari approfondiremo in un altro momento. Settimo punto, poi credo che siamo arrivati alla pausa. Sì, siamo al nostro momento musicale. Impara a star bene anche con gli altri. Il benessere all'interno del contesto familiare e lavorativo vince lo stress. Cura gli affetti, che ti aiuterà a vivere molto, ma molto meglio. E questo lo condivido in pieno proprio. Ho fatto un percorso lunghissimo, prima di parlare di queste cose l'ho fatto su di me e lo sto continuando ancora, per capire dove stavano i nodi particolari, no? Le incomprensioni. Impariamo a ammettere le nostre fragilità, questo è molto importante, perché diamo agli altri modo di capire come mai abbiamo determinati atteggiamenti. E allora, quando gli altri lo sanno, per gli altri intendo le persone a cui teniamo davvero, non tutto il mondo, chiaramente. Non fare proclami. Esattamente, però le persone a cui teniamo veramente, se abbiamo in testa di avere realmente una famiglia, perché non a tutti purtroppo è concessa questa cosa, non tutti i papà si comportano da papà, non tutte le mamme fanno da mamma, non è abbastanza esserlo di nome, bisogna anche farlo. E quindi a chi riteniamo in grado anche di capire, allora possiamo permetterci di aprirci. Allora vedrete che i vostri atteggiamenti saranno capiti e tutto ha un peso diverso, tutto diventa più leggero. E la stessa cosa noi chiaramente faremo con gli altri. Deve essere un impegno reciproco per andare a togliere tutti i nodi tra familiari, e allora poi davvero si vive sereni. Questo è un po' la stessa cosa anche sul posto di lavoro? Allora, sul posto di lavoro dipende che posto di lavoro è. In tanti casi lo si può fare e lo consiglio, in tanti altri casi chiaramente non è fattibile per tantissimi altri motivi, ma allora il lavoro non andrà fatto con gli altri, ma su se stessi. E lì però anche lì già si hanno degli ottimi risultati. Se hai qualcuno che ti infastidisce, se hai qualcuno che... Allora ti possiamo insegnare come reagire nei confronti di queste cose e come interpretarle noi. Quindi non permettere agli altri, nonostante i loro comportamenti, di danneggiare la nostra salute. Quindi, se avete bisogno di un aiuto per questo percorso, io vi ricordo l'angolo della natura, prima di lasciarci per una pausa musicale, via della Volta 30/C, vediamo se l'ho imparato, 030 231 1528. Promossa. E con questa piccola soddisfazione della giornata, non l'ho letto, giuro, sono andata a memoria, no, perché sai, andiamo è con vero, non l'ha letto. L'ultimo pezzo di Katy Perry. Maria, non so se tu sei una sua fan, ormai ti sto anche studiando musicalmente in queste settimane. Il suo ultimo pezzo, che si intitola Bon Appetit. Noi torniamo tra pochissimo. Poco, grazie. Yeah. Molto interessante anche quest'oggi l'argomento che stiamo trattando con Maria dell'angolo della natura. Stiamo parlando di come rimanere giovani e siamo giunti al punto 7. Io direi, Maria, se sei d'accordo, prima di andare avanti facciamo un velocissimo check dei 7 punti che abbiamo fatto finora, proprio un elenco. Uno, passeggiare, quindi una bella passeggiata tutte le sere. Due, il fatto di dormire circa, insomma, una media di 7 ore al giorno. E il 3, non prendiamoci troppo, non pretendiamo, scusatemi, troppo da noi, però impegniamoci sempre a dare il meglio in modo da riuscire a vivere a pieno la nostra vita. 4, non essere sempre serio, quindi una bella risata ogni tanto ci sta, ci deve essere. 5, l'alimentazione, quindi variamo spesso, soprattutto sui vegetali, attenzione a variare anche con i colori che hanno questi meravigliosi vegetali. 6, attenzione ai chili di troppo al giro vita. 7, impara a star bene con gli altri. Eravamo arrivati qua. Ecco, per ciascuno di questi punti naturalmente abbiamo analizzato vari punti di vista, abbiamo fatto numerosi esempi. Se qualcuno si fosse perso la prima parte, io ricordo che già da oggi sulla pagina Facebook della radio, sul sito radiovera.net, c'è il podcast, ma anche sulla pagina Facebook dell'angolo della natura trattino attività. Sì, se poi qualcuno vuole la fotocopia e passa dal negozio, gliela facciamo senza problemi. Perfetto. Andiamo avanti. 8, questo è molto importante. Impara a dedicare almeno tra i 3 e i 5 minuti due volte al giorno all'igiene della bocca. Questo è importantissimo. E aiuta a rimanere giovani. Aiuta a rimanere giovani perché se la manteniamo bene, se la manteniamo forte e sana, anche i germi, gli agenti esterni, i patogeni,
si addentrano molto meno facilmente all'interno del nostro organismo. Quindi è una soluzione per rimanere più in salute, oltre che chiaramente a livello estetico, per rimanere più giovani a livello estetico, avere una bella bocca, una buona dentatura, e chiaramente già, insomma, almeno per me vale il 90%, ma diciamo pure un 60%, penso che per tutti possa avere un valore grandissimo avere una bocca, visto che abbiamo parlato anche di sorriso, in ordine come si deve. Mi ricordo che avete un dentifricio particolare voi in negozio. Sì, noi abbiamo creato un dentifricio perché in tanti ci siamo accorti che c'erano dentro cose che non andavano bene, e quindi abbiamo pensato di fare un dentifricio con i sali del Mar Morto e con gli oli essenziali al suo interno, con la menta compresa, per dare un sapore gradevole per l'alito, ma è un ottimo antibatterico delle gengive, anche perché teniamo in considerazione anche quelle, e dei denti. È un'ottima prevenzione e protezione di tutta la nostra bocca. Quindi se volete, insomma, ce l'abbiamo disponibile in negozio, quindi ricordiamoci di dedicare questo tempo alla nostra bocca, che è davvero molto molto importante. Quindi siamo giunti al 9. 9. Nono punto è esporsi alla luce del sole, una media di 20 minuti al giorno. Anche in inverno? Allora sì, se è possibile almeno su viso e braccia sì. Se è fattibile, chiaramente il sole ha tantissime proprietà anche in inverno. Poi noi le abbandoniamo un po', perché giustamente tra la cuffia e la sciarpa e i guanti a volte fa un po' fatica ad addentrarsi. Però insomma, se uno dovesse riuscirci, non nelle ore di punta chiaramente, si chiede una ventina di minuti, insomma, in modo tale che il sole è necessario per riattivare e soprattutto la vitamina D all'interno del nostro organismo. Non è abbastanza integrarla tramite i soliti classici boccettini, insomma, di vitamina D, ma ci vuole questa esposizione oltre che per le ossa e che per tantissime cose, perché il sole poi è vita, no? Quindi è paragonato alla vita. Suggerisco di unire il punto 1 al punto 9, cioè quello della passeggiata con l'esposizione al sole. Se uno lo può mettere insieme, assolutamente sì. Benissimo. Allora, Dulcis in fondo. Dulcis in fondo. 10, qua non può mancare l'acqua, quindi la giusta idratazione. Il fatto di introdurre almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno, vicino ai pasti no, chiaramente, quindi o tisana o un bel bicchiere di vino. Sono salvata questa volta, rosso, grazie. Non sai che io vivo nel terrore che un giorno mi inviti a pranzo e mi dai accompagnata al piatto di pasta la tisana. Io questa cosa proprio me la sto sognando di notte. Però no. Sono gusti quelli, per carità, ci mancherebbe. No, allora anche un bicchiere di vino va benissimo, e mentre poi terremo i 2 litri di acqua o di tisana o di tè, chiaramente non quello zuccherato, e lontano invece dai pasti, quindi andare a introdurre la quantità di liquidi giusta e senza aspettare, insomma, di essere morti di sete, perché alcuni finché non hanno un sintomo alle stelle non cacciano giù una goccina di acqua. Mettete nella vostra borsetta una bottiglietta di acqua o di tisana, esatto, o quello che volete. Esatto, abbiamo anche l'alca basica, che è un insieme di sali minerali che volendo potete versarcelo dentro, insomma, visto anche un po' il periodo caldo. Perfetto, quindi questi sono i 10 punti. 10 punti per rimanere giovani, per rimanere in salute, sarebbero da seguire tutti, sono da seguire tutti, e ce la si può fare, nel senso, è un percorso da affrontare. Se ve ne mancano qualcuna che non riuscite a raggiungere, siamo lì a vostra completa disposizione gratuitamente, quindi c'è nessun problema. Vi aspettiamo sempre per contattarci allo 030 231 1528. Per qualsiasi informazione. Ricordo, forse prima non l'ho detto, che il nostro negozio è aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18, con orario continuato, che tanti ancora rimangono un po' così chiariti a questa cosa, invece siamo lì anche in pausa pranzo. Fino al 5 di agosto, ricordiamolo. Bravissima, fino a sabato 5 compreso, siamo in negozio e poi riapriremo lunedì 28 di agosto, sono circa 3 settimane. Detto questo, so che hai anche oggi preparato un pensiero da condividere con tutti noi. Siccome uno dei punti, abbiamo visto, è star bene con gli altri, no? E qualsiasi tipo di rapporto, adesso questa poesia si chiama amicizia, ma io la ritengo giusta se la vogliamo dedicare a un fratello, una sorella, alla mamma, al papà, insomma ci deve essere alla base di ogni rapporto. Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita. Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori, però posso ascoltarli e dividerli con te. Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro,
però quando serve starò proprio vicino a te. Non posso evitarti di precipitare. Solamente posso offrirti la mia mano perché ti sostenga e non cadi. La tua allegria, il tuo successo, il tuo trionfo non sono i miei. Però gioisco sinceramente quando ti vedo felice. Non giudico le decisioni che prendi nella vita. Mi limito ad appoggiarti, stimolarti, aiutarti solo se me lo chiedi. Non posso tracciare i limiti dentro i quali devi muoverti, però posso offrirti lo spazio necessario per crescere. Non posso evitare la tua sofferenza, quando qualche pena ti tocca il cuore. Sì, però posso piangere con te e raccogliere i pezzi per rimetterlo a nuovo. Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere. Solamente posso volerti come sei ed essere tua amica. In questo giorno pensavo a qualcuno che mi fosse amico. In quel momento sei apparso proprio tu. Non sei né sopra né sotto né in mezzo. Non sei né in testa né alla fine della lista. Non sei né il numero uno né il numero finale. E tantomeno la pretesa di essere il primo, il secondo o il terzo della tua di lista. Basta che mi vuoi come amica. Lo so, non sono gran cosa, però sono tutto quello che posso essere. Benissimo, eccoci qua. Ti dirò, non mi ricordo chi è l'autore, non so se tu ce l'hai lì in calce, ma... l'avevo già letta più volte e sì, condivido con te che sia davvero una poesia meravigliosa. È bellissima, questa poesia è dedicata a un'amica, però insomma io penso che sia alla base di qualsiasi tipo di rapporto, perché spesso tendiamo ad andare proprio un po' oltre, no? A definire quelli che devono essere i limiti dell'altra persona, a imporgli come deve vivere, a imporgli dei comportamenti. E questo è assolutamente sbagliato, perché andiamo contro a quello che è l'unicità della persona che ci troviamo a fianco, e appunto sia che sia un familiare sia un partner, insomma penso che sia la base di ogni rapporto se vogliamo avere un rapporto davvero sano. Maria, mi sembra che abbiamo concluso questa settimana insieme in maniera molto, settimana radiofonica insieme molto positivamente, perché l'Angolo della Natura è aperto anche domani e sabato. Sì. E ricordiamo un'ultima volta, angolodellanatura.tv il sito internet, angolodellanatura-attività la pagina Facebook e poi telefonate allo 030 231 1528. Questo è perfetto. Ricordo solo l'ultimo minuto della nostra cena, che sarà fatta venerdì 28 di luglio in quel di Castagnato. È una cena per ritrovarci tutti insieme, per farci gli auguri insomma di buona estate. Se avete voglia di partecipare, di essere dei nostri, io invito anche i nuovi di provare, insomma si tratta poi di una cena, niente di particolare, non ci saranno esami o test strani da affrontare, ma semplicemente ascoltare della buona musica e fare due risate tutti insieme, che sono insomma nella lista anche per rimanere giovani e sani. E vi aspettiamo quindi venerdì 28, chiamateci appunto ai nostri numeri per prenotarvi per fare una cena che andrà dal latte-pasto al dolce, acqua, vino, insomma dolce, caffè compresi, con tanta buona musica, quindi chi avrà voglia anche di fare una ballatina si potrà fare, perché avremo lo spazio esterno per noi con proprio il palco dove si può ballare eccetera. Quindi, insomma vi aspettiamo numerosissimi. Maria, noi ci risentiamo mercoledì prossimo tra le 10 e le 11. Sì. E ti auguro un buon fine settimana. Grazie mille a Sara, grazie mille a tutto lo staff Radio Vera, Radio Bruno, e soprattutto grazie mille a tutti voi che avete avuto la voglia anche per oggi di starmi ad ascoltare. Grazie mille, come sempre, tanta salute.